Non vi fate ingannare da questa dolcissima scritta della Lindt perché questa scatola qui non contiene cioccolatini. Oggi non parleremo di cioccolata, ma parleremo di creatività. Oggi è un'ottima giornata per creare. Questa è una bellissima scatola di latta che ho conservato dopo aver consumato molto velocissimamente il contenuto. Che ve lo dico a fare in un giorno, ho utilizzato quindi questa scatola di latta per conservare alcuni materiali creativi che ho. In questo caso ho l'occorrente per poter creare una mini lampada. Per chi avesse seguito il mio ultimo video già sa che avevo annunciato che nel video seguente avrei fatto una mini lampada. Cosa ci servirà? Cominciamo da una palina di polistirolo. La circonferenza in questo momento non l'ho misurata, però diciamo che ho scelto questa pallina perché servirà nello specifico per questo lumino qui. Questo è un lumino, un classico lumino che a intermittenza colorata, nel mio caso mi piaceva per quello, e a pile. E vi dicevo, la circonferenza per adattarla meglio a questo lumino ve la scrivo qui sullo schermo. Quindi andiamo avanti con la creazione. Iniziamo dalla pallina di polistirolo. Cosa faremo a questa povera pallina di polistirolo? Innanzitutto vi serve un saldatore che io ho acceso già da un po', che è qui in sicurezza per non bruciare casa, non si sa mai, e ci servirà un colore, nel mio caso un colore a spirito, perché dovremo, dove vai? Torna al tuo posto, non ti faccio niente, non ti preoccupare, non sentirà nessun dolore. Quindi cominciamo il nostro tutorial. Io ho fatto questa mini lampada già tempo fa. Questa è la seconda volta che la ricreo. La ricreo perché nell'ultimo mio video ho fatto questi fiorellini che mi sono stati di ispirazione. Sono fiorellini 3D, molto semplici da creare, molto veloci, e sono stata ispirata. Ho detto, ma perché non decorare una mini lampada? E adesso vedrete che cosa riusciremo a fare. Creeremo il tutto in maniera molto semplice. Per chi volesse vedere il tutorial di questo fiorellino, lo linko qui sullo schermo. Facciamo questo segno qui. Ho usato il saldatore perché guardate, è super veloce, guardate, una creativa, facendo un'altra creazione che non era una lampada, lavorava il polistirolo in questo modo. Io a me parto dal centro perché, attenzione, il saldatore è molto invasivo e le inalazioni potrebbero danneggiare, quindi magari utilizzate una mascherina. Vado a scavare, ma quanto scaveremo? Scaveremo innanzitutto senza strabordare, no, il colore, l'indicazione del colore che abbiamo effettuato sulla pallina. Guardate, in questo caso non sporchiamo nulla sul nostro tavolo. Se avessi fatto con un taglierino ci sarebbe un sacco di neve adesso sul mio banco a lavoro. Quindi, allora mi fermo un attimino, fatemi prendere il mio poggia saldatore, andiamo qui. Allora, sì, così è al sicuro. Cosa dobbiamo cercare di fare noi? Dobbiamo inserire il lumino all'interno della nostra palla di polistirolo. Io cercherò di svuotare questa pallina di polistirolo per creare l'effetto lampada interno, cioè il vuoto. Naturalmente fate attenzione a non fuoriuscire dalla parte opposta perché il saldatore, ripeto, è molto invasivo, tende a bruciare facilmente il polistirolo. Vedete? Adesso piano piano non, ecco, non ce la farò. Sì, dai. Ok, questa pallina adesso verrà decorata, ognuno sceglierà la decorazione che preferisce. Io, come ho detto all'inizio, lo farò con i miei fiorellini di carta. Questi spilli aiuteranno a inserire i fiori nella pallina e nello stesso momento decoreranno il centro dei miei fiori. Chiedo scusa, la mia colla a caldo è impresentabile, però è efficiente, fa il suo lavoro. Tra l'altro ne ha fatti tanti di lavori, quindi metto una leggera striscia di colla, spero si veda, qui al centro, vedete, tra un petalo e l'altro. Guardate, ho aperto i petali
leggera, leggera, senza bruciarvi. Poggerò il mio spillo in modo che non cada e la colla asciughi e che resti fuori la pallina. Dopodiché prendo i petali. Poi guardate, il fiorellino è pronto. Il fiorellino è pronto, lo mettiamo insieme agli altri. Adesso procedo con gli altri. Inizio a infilare, guardate, lo spillo entra perfettamente, facilmente nel polistirolo, quindi dovremo solo infilare tutti i nostri fiorellini e decorare a piacimento. Ecco, io li metterò molto vicini perché dovranno ricoprire la pallina completamente. Anche se si vede un po' il bianco, non mi disturba perché il contrasto è carino. Quindi riprendiamo il nostro lumino e diciamo che la lampada è quasi terminata, verrà inserita qui, ma vi dico la verità, a me non piace che rimanga così qui sotto, preferisco metterci un piedistallo che sia incollato al lumino stesso in modo tale che sia anche più facile estrarlo dalla pallina una volta inserito. Vedete, io non lo sto inserendo completamente perché poi mi è difficile toglierlo per qualsiasi motivo, per cambiarlo, rovinerei la lampada. Quindi è comunque sia, voglio mettere un piedistallo affinché sia una lampada leggermente più alta. Quindi come piedistallo sotto la mia lampada incollato al lumino ho deciso di metterci questo rotolo di scotch terminato. Questo in realtà è un washi tape, cioè un nastro decorato che mi è terminato, e naturalmente potevo mai cestinare il rotolo finito? No, ho notato che è perfetto per il mio lumino, cioè hanno la stessa misura, guardate. Quindi cosa farò? Metterò della colla a caldo sul mio rotolo e farò solo questo. Guardate, ho incollato il lumino, basta, il mio piedistallo è terminato, o meglio quasi terminato. Adesso mi serve solo qualcosina per decorarlo. Naturalmente metterò sicuramente qualche nastro di riciclo, anzi ho qui, senza farlo apposta, però credo sia stretto, questo nastro brillantinato che non sarebbe male, però non copre completamente il... Aspettate, non vi muovete, vado a cercare immediatamente un nastrino per ricoprire questo scotch. Bene, sono ritornata, ho trovato questo delizioso nastro che ho preso tempo fa sul sito di AliExpress. Guardate, mi piace l'idea che ci sia scritto, penso si veda, provo a farvelo vedere. Così prendiamo il nostro scotch, rotolo di scotch, scusate, e incolliamo e ricopriamo, rivestiamo con questo nastrino che non è perfettamente a misura, però lo preferisco al nastro precedente, quello brillantinato. Guardate, non faccio altro che gira 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 e ricoprire. Ecco, guardate, nonostante ci sia il rotolo del nastro sopra che fungerà da piedistallo, la luce è tranquillamente utilizzabile. Quindi abbiamo terminato, non faremo altro che prendere la nostra lampada, inserire il nostro lumino all'interno ed ecco la nostra base, decorerà il piedistallo del lumino e devo solo inserire altri fiorellini e ve la mostro alla fine funzionante.